Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di Verde Rugby, la trasmissione che la nostra tv dedica al settore giovanile del rugby. Molto spesso siamo stati ospiti qui al CRC, al Moretti della Marte. Ancora una volta torniamo a eh, occuparci di rugby, rugby giovanile, con una squadra che che naturalmente è allenata da mister Sergio Berni, lo posso dire, sono terzi in classifica e quindi eh, era giusto dargli uno spazio. Quindi ragazzi applauditevi da soli perché avete fatto un grande obiettivo. Prima di andare a conoscere i protagonisti che già in altre occasioni abbiamo conosciuto. Eh, direi di eh, conoscere in primis chi questi ragazzi li segue, intanto il dirigente amico che poi se vi ricordate ha seguito con noi tante puntate per imparare il rugby, quindi i rudimenti del rugby, il nostro amico Marco Salamone, grazie per essere con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti. L'ho spesso criticato perché lo considero un mister di ferro, invece i risultati poi gli danno ragione, quindi eh, direi di fare un applauso al mister ragazzi. Sergio Sergio Berni, complimenti. Grazie intanto dell'opportunità che come sempre ci date e buonasera a tutti. E stasera, scusa che ti tolgo la parola, abbiamo anche un'altra fortuna perché finora non ce l'avete mai presentato, abbiamo conosciuto chi c'è dietro la preparazione atletica di tutte le squadre di questo CRC. Allora, Marcello Cipriani, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Un nuovo amico con cui andremo a parlare. Allora Marco, do subito la parola a te perché ci sbrighiamo, perché vogliamo dare l'opportunità a loro che sono i campioni di Civita Vecchia, lo vogliamo dire, di questa società del CRC. E, mix è vincente io prima ridevo con lui prima delle telecamere voi a casa non sapete che qui sta piovendo a dirotto e il mister mi ha detto sbrigatevi a finire perché dobbiamo andare sul campo ad allenarci io all'Ibita e invece lui è così lui li porterà ad allenarsi quindi ragazzi siate mitici perché non so quanti altri sicuramente nel calcio no quindi complimenti mister allora, Qual è il mix vincente di questa squadra che ha portati ad essere in un obiettivo così importante al terzo posto della classifica? Beh, non è che è un mix particolare, eh, cominciamo col dire che è un ottimo gruppo di ragazzi. Eh, il gruppo è molto affiatato e grosso merito chiaramente va dato anche all'allenatore che ci si è buttato animo e corpo in questa avventura. Io mi sono ritrovato a fare il dirigente di una rappresentativa di questo club dopo un anno diciamo, di pausa dove ho ricoperto l'incarico di eh, responsabile per quanto riguardava il settore del mini rugby. Ho voluto rimettermi in gioco, mi è stata data l'opportunità di eh, accompagnare questa squadra e devo dire che sono molto contento. C'è stato un periodo eh, magari anche un po' di stanchezza dove le cose sono andate un po' più a rilento rispetto che all'inizio del campionato. Però sono un paio di mesi praticamente che la squadra ha ripreso ritmo, e sia i risultati del campionato sia i risultati delle amichevoli che c'è stato durante tutto il periodo delle feste hanno dato vigore, hanno dato entusiasmo e hanno confermato le certezze che avevamo avuto all'inizio del campionato. Allora andiamo a parlare con il mister, ti passo avanti? Prego. Allora io direi che se il nostro operatore fa una inquadratura di questi ragazzi... Prima parlo con te, però mentre tu parli voglio vedere poi dalle loro facce se quello che dici è vero o no. Allora, prima di tutto ti chiedo come ti sei trovato con tutto questo gruppo. Guarda, poche parole Romina, perché comunque sia sono ragazzi che io conosco da quando avevano circa dieci anni, quindi dal punto di vista caratteriale diciamo che li conoscevo tutti, sotto logicamente un altro aspetto, che era un po' l'aspetto del mini rugby. I ragazzi eh, vorrei sottolineare che si iniziano ad allenare da quest'anno, si sono iniziati ad allenare dal 9 di luglio, 5 volte a settimana, quindi anche dal punto di vista tecnico e, e fisico non posso che ringraziarli, tutto qua. Allora, mh, raccontaci un po', ecco, mh, prima Salomone diceva mh, di alcuni piccoli passi indietro, alcuni passi avanti, raccontaci un po' il, eh, tutto quello che avete fatto fino ad oggi. Beh, sicuramente è dovuta, come diceva il dirigente Salomone, dovuta a un po' di stanchezza perché noi ci siamo ritrovati a inizio campionato ad affrontare i barrage. I barrage sarebbero una categoria in più per andare ad affrontare un girone d'elite, oh, diciamo sì. il girone più importante. I ragazzi non, hanno, non avevano mai fatto questa esperienza, e siamo andati ad Avezzano, abbiamo preso come si dice un cotolone, però senza abbassare la testa e poi soprattutto anche con i consigli di, del preparatore Cipriani ci siamo iniziati ad incanalare verso un cammino molto complesso dal punto di vista tecnico, dal punto di vista psicologico, perché allenarli cinque giorni a settimana capisci bene che anche per loro diventa un sacrificio. E, lascia, non dimenticando soprattutto il fatto che loro eh, frequentano una scuola con quelle superiori, iniziano a essere pesanti anche da dal punto di vista dei compiti e quant'altro e quindi ripeto non ho, sono pienamente soddisfatto fino ad oggi e da lì in poi sono arrivate le prime vittorie abbiamo vinto contro la prima in classifica siamo stati gli unici ad andare a vincere là la prima di campionato e fino a come eh, ricordo sempre quello che le parole che ha detto Salomone abbiamo affrontato tre amichevoli tre, di cui due test match con squadre di diciamo in elite soprattutto il Villa Panfilic abbiamo giocato giovedì quarta in elite e la vittoria con la primavera qua che comunque anche lei percorre il girone del da qualche anno. Allora Sergio io vorrei farti anche un'altra domanda eh, mi dici appunto che la squadra è cresciuta che i risultati stanno arrivando i test match sono andati bene allora dimmi secondo te com'è sia dopo il punto di vista atletico ce lo dirà Marcello però dal punto di vista di gioco se pensi di aver raggiunto il massimo o c'è ancora tanto da lavorare quali sono secondo te le criticità che ancora questo gruppo ha? Beh, diciamo che comunque criticità ci sono, abbiamo raggiunto un buon livello di gioco tecnico, eh, si vedono soprattutto i risultati anche in campo in termini di velocità, di punti d'incontro, di rack nel gioco. C'è qualcosa da migliorare, senz'altro, però siamo un buon punto soprattutto per la crescita dei ragazzi, perché la maggior parte di loro, questa, il prossimo anno, affronteranno la, il primo anno di Under 18. Quindi è, è rugby vero e a tutti gli effetti. Anche qua non è che voglio dire che è un gioco diverso, però il prossimo anno sarà: diciamo, eh, avremo completato il 100% di quello che sarà poi un giocatore che sicuramente troveremo in prima squadra. Altra domanda importante. Ehm... Molto spesso mh, ho visto te allenare, quindi ci tieni molto allo schema di gioco, quindi cosa che magari a volte non sempre si vede nel rugby giovanile. Beh diciamo che più che tengo allo schema di gioco, ogni allenatore si differenzia per quel poco in ambito tecnico, perché magari ha quei pensieri che sono suoi, personali, quindi cerca di metterli in pratica. E ti ripeto siamo partiti a luglio con eh, diciamo alcune lacune anche grandi e ci ritroviamo a distanza di qualche mese a giocare un rugby di livello e un rugby di ritmo, comunque che per una categoria del genere è un rugby a ritmo elevato. Ultima domanda e poi passo invece all'aspetto tecnico, allora guardando ciascuno di loro, eh, proprio uno per uno lo devi dire tu, ce lo presenti in maniera tale che dopo quando andiamo a parlare con loro, allora eh, il nostro operatore ci segue, partiamo proprio dal primo, ragazzi fate vedere tutti perché voglio sentire la scheda tecnica che il mister dà di ciascuno di voi. Guarda, intanto... Primo, il primo è lui, quindi... Ti dico una cosa che diciamo è, è complessiva per tutti i giocatori. Hanno un rispetto e un'educazione di cui mi devo ritenere e solo. Con te Non poteva essere diversamente. Guarda, forse io metto la mia piccola parte, loro mettono il resto. Soprattutto a scuola e ritornando al discorso dei cinque, delle cinque allenamenti a settimana, hanno un profitto ottimo ogni giocatore. Quindi di quello anzi gli faccio io quindi un applauso. Rendimento. Sì, sì. Bravi ragazzi. Allora ora partiamo dal primo. Eh. Poi non dire non svelare i nomi, vogliamo sapere solo il quadro tecnico. Dinamico, veloce, e buon placcatore. Cosa deve migliorare? Mm, forse un po' a livello psicologico, ci deve credere di più in alcune situazioni. Andiamo avanti. Un piede, un buon piede, in alcune volte, però magari a livello psicologico ha detto la sua. Però buon piede, buone caratteristiche di gioco, eh, buon giocatore. In completo, buon giocatore. Andiamo avanti. Eh, ride troppo, ride anche adesso, <ride> scherzo. Buon giocatore, anche dal punto di vista. Quindi, invece, che cosa deve migliorare? Diciamo perché questo è anche un po' importante anche per chi sta a casa perché si rende conto quali sono poi gli elementi che bisogna avere in più per poter giocare bene e vincere. Beh, sta lavorando a livello fisico, soprattutto col preparatore. Cercheremo di farlo arrivare a un buon risultato anche fisico: non perché è un po' più piccolino degli altri, però, dal punto di vista tecnico, anche la velocità, la voglia di placcare. Il mm, ragazzo è piccolo, ma è duro di testa. Dal punto di vista tecnico, diciamo, a velocità, a carattere, soprattutto il carattere, eh, ci sono tutte le motivazioni per crescere ancora, però, soprattutto il carattere. E la cosa che deve migliorare, quindi? E forse in alcune volte il carattere ha detto la sua, nel senso, lui è l'unico che ha preso un rosso. Lo dico davanti a tutti, anche perché dal punto di vista del rugby Rosso, oltre che giocare in 14, rischia anche una grossa squalifica. Fortunatamente così non è stato, perché è stato un raptus di, di nervosismo. Stavamo perdendo la partita. Il resto niente. Molta carattere e molta grinta. Oh. The Red eh, The Red è uno dei, dei veterani. Io sono arrivato e c'era lui. Ehm, guarda, dal punto di. lui è il saltatore nostro per la touche le ultime partite ha dimostrato di avere carattere io l'ho fatto presente davanti ai compagni poi ti dirà se, se dico bugie o no e mi è piaciuto molto soprattutto nei test match andiamo avanti eh, anche che lui eh, a livello tecnico nulla da dire, deve lavorare un po' logicamente eh, sia il, il, quello che ha intervistato per prima che lui, vabbè ti dico il nome di lui, Gabriele sono i ragazzi che sono saliti è il primo anno di Under 16 e... Eh, caratterialmente idoneo, eh, si allena, si impegna, nulla da dire. Allora andiamo avanti, lui che si nasconde, quindi già abbiamo capito che è un po' timido. Guarda, forse è un po' timido, però ti dico che invece lui è uno dei tre ragazzi nostri che viene da Cervetri, ti ho detto tutto, non è mai saltato ad un allenamento. I feriti so, tasse dure. Eh? Quindi <ride> ti faccio già un applauso, te l'ho sempre eh, ricordata questa cosa, eh, grazie. Vicino c'è il nostro tallonatore, impegno, grinta, a volte prende la squadra insieme al capitano, eh, la incita. Eh, buoni gli ingressi, buoni i placcaggi, eh, completo anche lui. Data la stazza, direi un pilone? No? Una, una terza linea che purtroppo per un brutto infortunio è ritornato da poco in campo, eh, anche lui dal punto di vista caratteriale. Eh, Diciamo che è completo, bisogna lavorare sotto alcuni aspetti, però va bene così. Lui è il capitano della squadra, ha avuto alcune situazioni dove è cambiato nettamente dal punto di vista della velocità del gioco. Lui è venuto, io l'ho sempre conosciuto come, come timido, diciamo, in alcune situazioni forse più timido degli altri. Mi sta, eh, mi sta facendo cambiare idea e dal, sotto tutti i punti di vista ti dico grazie a te e al nome di tutta la squadra e comunque l'hai sempre portata avanti. Riccioluto. Sì. Riccioluto è uno dei migliori placcatori, uno che la testa ce la mette sempre, uno che ultimamente ha fatto dei buoni e rigidi placcaggi, nulla da dire. Vicino a Riccioluto, un altro bel ragazzo alto. È uno nuovo di questa squadra, calcolando che si allena da 4-5 mesi, forse 4 mesi non è mai mancato, lo vedi così di Luvia e lui si allenerà a mezze maniche e pantaloncini, molto rustico. E allora, con... <ride> per andare avanti e diventare un buon giocatore, <ride> vicino a lui c'è la maglietta rossa. Sì. Veterano, gioca in mischia, non molla mai, caratterialmente molto determinato. Eh, stiamo lavorando un po' sulla qualità del portatore, che a luglio mancava un pochino. E I risultati stanno arrivando. L'importante è che c'è la determinazione che lui conosce bene. Quindi qual è Quindi la, la, la parte carente? Parte carente, forse poca velocità e un po' poca forza, grazie al preparatore stanno, ottene, stanno arrivando anche questi risultati. Sei buono però, eh? vedo che la parte carente la dici poco, eh? ti ho trovato che hai fatto bene il, il 2014. <ride> allora andiamo a lui invece? Lui è il nostro estremo, eh, rapido, determinato, eh, anche lui sotto dal, dal punto di vista della forza siamo arrivati con alcune carenze. Stanno arrivando dei risultati e poi ripeto a nome di tutta la squadra, grazie perché quest'anno è veramente un gruppo che si sta impegnando veramente tanto. Ti ripasso davanti perché voglio presentare e gli voglio che gli fate un applauso grande a Enrico. Allora Enrico, e me lo confermate tutti, è sempre qua? Non manca mai, è una spalla per tutti perché l'ho visto anche prima mentre vi allenavate, che dà il sostegno a tutti quanti. Mi è piaciuto vedere che a qualcuno l'abbracciava, a qualcuno lo sgridava, ma dopo due secondi lo abbraccia di nuovo. Quindi è un po' un compagno che segue tutte le vostre mosse. Quindi bravo Enrico, e te rifacciamo l'applauso perché. Insegni la parte bella del rugby ogni volta che vengo a fare le telecronache, ogni volta che vengo a allenare ti trovo, ah no allenare, scusa, fare le interviste per gli allenamenti non mi permetterai mai, vedo sempre che sei presente. Allora che cos'è il rugby che ha che invece altri sport non hanno? Ma non sei altro. Ti piace come sport? Sì. Senti, questa squadra com'è? Adesso diccelo tu com'è. È forte, ma... di non aver paura perché come se è diventato buono lui mica diventa mulaccione pure tu no. com'è allora? allora sono bravi sono forti perché sennò non erano terzi però se non sono primi è perché manca qualcosa che manca il gesto suo ma che manca allora tu perché però non ce l'hai detto non mai a in che senso perché lo <ride> oh, sai perché sono terzi <ride> come... io ho detto e ho detto pure a lui, perché con mio aiuto. Bravo, e sono terzi, facciamo l'applauso. allora Mi permetto finalmente di conoscerti, almeno oggi abbiamo l'opportunità di capire dietro alla loro velocità e il fatto che non si fanno male quando cadono, c'è un preparatore. Ho sempre sentito parlare, oggi finalmente ti conosciamo. Allora guarda ehm, e raccontaci un po' eh, qual è il lavoro che si fa sul rugby che è sicuramente diverso da altri sport. Sicuramente sì, e allora bisogna tener conto innanzitutto del, dell'età dei, dei giocatori per impostare un piano di lavoro che deve essere diciamo, individualizzato in base eh, all'età. Eh, sicuramente il, la loro età, che comunque è un'età un in cui loro sono in, nel pieno dello sviluppo fisico, eh, prevede un approccio al lavoro di preparazione atletica che poi accompagnerà diciamo, il giocatore durante tutta la, la carriera e eh, Ho trovato un gruppo molto disponibile al, al lavoro, e al lavoro in palestra, e sia al lavoro in campo. Che magari eh, non è così, diciamo, divertente come il, il gioco del rugby. E, però eh, abbiamo cominciato a impostare un lavoro sia di, di potenziamento fisico. Quindi, il lavoro che stiamo facendo: il potenziamento fisico, però in palestra in palestra, ma anche sul campo. Ah, ecco. E diciamo eh, ai lavori sul campo di velocità rapidità per appunto, anche d'accordo con l'allenatore, cercare di migliorare tutti quegli aspetti che sono specifici del gioco, quindi il dinamismo, il, um, un aumento di struttura fisica, per prevenire gli infortuni ed essere più efficaci durante il gioco cerchiamo di tradurre allora perché poi magari non tutti sono sì, esperti sì. di ginnastica lo diciamo comunque di fitness e di preparazione allora per quanto riguarda il lavoro in palestra e potenziamento dei muscoli quindi per rendere la loro massa più capace di sopportare sì, gli urti quello ma soprattutto per uh, fare diventare più esplosivi cioè tutto il lavoro in palestra non è finalizzato soltanto ah, ecco. a un aumento di massa mass ma anche di eh, miglioramento del, della velocità di gioco è quello sì. che ci interessa principalmente oltre a un rafforzamento fisico, perché alcuni ruoli, cioè quasi tutti adesso nel gioco moderno, prevedono delle, delle dimensioni fisiche insomma, importanti. E poi sento spesso dire che il rugby moderno è anche molto veloce, quindi per far acquistare la velocità a loro, ma anche ai giocatori della prima squadra, qual è invece il lavoro che oggi un rugbista deve fare? Ma si fa un lavoro in campo, come dicevo, il lavoro di, di pesi è provvedeutico, è una base per poi il lavoro in campo, che saranno dei lavori di, per acquisi, far acquisire al giocatore rapida, velocità, gli spazi brevi. Poi, anche lì, man mano che la qualità del giocatore e l'età aumenta, va individualizzato il lavoro anche in base ai ruoli e in base diciamo, alle caratteristiche fisiche e anche al gioco che vuole fare l'allenatore. Sentendo l'intervista di uno dei giocatori della nazionale azzurra, lui diceva che secondo lui il tecnico e il preparatore atletico hanno la stessa valenza. Ha detto: Per me, non posso, non, il, 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 il tecnico non può prescindere dal lavoro del preparatore, il preparatore non può prescindere dal lavoro del tecnico. Quindi, ehm, mi ha fatto capire che. Mentre magari a volte la preparazione non era così importante, invece abbiamo capito che oggi a maggior ragione il tuo lavoro, è il tuo come quello di tanti altri. Qual è in particolare proprio una cosa che secondo te negli anni passati non era stata curata? Non nel CRC ma in genere nel rugby? Anche allora, diciamo oggi si parla più di preparatore atletico, sì, no? Sì, diciamo che l'evoluzione del gioco eh, come vediamo da, da dieci anni a questa parte, se guardiamo le immagini di partire di 10-15 anni fa è totalmente un altro gioco. Le velocità sono aumentate, l'intensità del gioco è aumentata, gli impatti quindi sono aumentati. Certo. Quindi sicuramente eh, a livello di prevenzione degli infortuni i giocatori mh, sono strutturalmente più forti. E eh, sicuramente una qualità, la qualità principale del gioco di rugby è la, la velocità di spostamento. Allora, Riccardo Rossetti, Ala. Allora, Riccardo, hai sentito bene quello che ti ha detto il Mister? Condividi con lui? Sì, abbastanza. C'è qualcosa che invece quello, in tutto quello che ha detto, c'è qualcosa che secondo te non era proprio così? No, vabbè, quello che ha detto il Mister, comunque, il Mister al 90%, ha sempre ragione perché. Non sia mai che gli diamo torto. No, perché conosce bene tutti i ragazzi, cioè. ognuno, ogni ragazzo comunque lo conosce meglio di altri. Allora, andiamo avanti, un passo avanti. Matteo Simonante, apertura. Allora Matteo, eh, siete terzi, che emozione si prova? Beh, è bello essere terzi e... Uh... Oltre a cioè potevamo stare anche un po' più su, però delle partite sono state perse in modo non tanto bello e Quindi ha ragione Enrico che è mancata la testa. Sì, tanto. In certi momenti sì. Allora andiamo avanti, un pochino avanti. Giuseppe Giannetti ala. Allora, a parte che ridi è una bella cosa perché gente allegra c'è l'aiuto, dice il proverbio allora invece a te faccio una domanda visto che lui ha detto che tu ridi troppo Enrico ha detto che non avete testa voi ma lui nemmeno, il mister allora fammi tu invece una, un quadro tecnico del tuo mister è cioè, forte dal punto di vista fisico e poi da, cioè, ci allena bene, ci fa ci... E ci potenzia anche come carattere e soprattutto come fisico e come allenamento bravo allora a te hanno detto che hai perso un po' la calma però dimmi la verità eh, io non credo che lui è sempre zitto così no no eh, cioè pure il mister certe volte se incavola però perché facciamo errori noi li facciamo che era successo quel giorno che hai preso questo rosso? Eh se stavano a litigare e, e divide, li è scappato anche... Ma poi ci hai riflettuto su quella... Sì, quella... Ho capito che ho, che ho sbagliato perché... Cioè, ma farmi buttare fuori e farli rimanere in 14 è stata una mossa stupida. Quindi anche alla squadra hai pensato, perché poi il rugby alla fine non è gioco singolo, no? No, è un gioco di squadra. Ti piace questo sport? Sì, se no non lo facevo. <ride> Quanti anni so che lo fai? 4 Andiamo avanti. L'ho chiamato il Red, avanti. Simone Pompeize, seconda linea. Allora Simone com'è il rugby? È un bello sport. Guarda avanti e dici un po' qual è la cosa bella del rugby, che se era una bella, come ha detto lui, giustamente se no non lo facevi. Okay. Eh. Qual è la cosa bella di questo sport? Che eh, io quando ho visto il pallone, la prima volta che ho visto rimbarzare mi è piaciuto e me ne sono innamorato. E quindi non ha più smesso? Eh no. Tu ridi dopo vengo da te, eh! <ride> Allora, invece dici bene, secondo te riflettendo sulle, sulle partite che avete perso, qual è stato al di là della testa che è mancata, quali sono stati gli errori che avete fatto? Eh, cioè le prime partite cioè, non stavamo non eravamo una squadra unita e quindi cioè, ognuno andava per conto suo, invece negli in ultimi tempi ci siamo uniti e andiamo a aiutare ci cioè, aiutiamo tra di noi questo è un bel elemento di discussione nel senso che poi alla fine il rugby è gioco di squadra se la squadra non è unita non dà rendimento, bravo, complimenti io pensavo timido, invece mi hanno detto che sei uno gagliardo e tosto ma è spada terza linea allora, allora, visto che sei gagliardo e tosto ti dico che mi devi dare un voto a Salomone, a Enrico a Sergio Berni o oh, dimmi la verità, e pure a Marcello questa sera, e gli tocca pure a lui la pagella allora Salomone. Allora, Salomone 8, però manda un po' troppi messaggi. <ride> Quindi 8 meno. E Sergio allena molto bene e un bel 8 e mezzo. Enrico? Enrico un bel 9. O Enrico 9, andiamo a Marcello. Guarda, è la prima volta che lo conosciamo, trattiamolo bene, però la verità io, Marcello, non lo conosco molto bene. È la prima volta che lo vedo oggi. E allora niente, allora ti sei salvato, va? Senti, una cosa solo però, da quanti anni so che giochi? Cinque. Ma quindi anche tu sei un veterano. Ah! Tu ricordati che dietro Romina c'è sempre poi. Io vi dico, aspetta tutti al varco, lì prima hai riso del The Red, poi tocca a te. Allora, invece, adesso raccontaci bene, a parte gli scherzi, eh, qual è il clima? Io vi vedo molto, molto uniti anche mentre vi allenavate, vi sostenevate durante gli attrezzi. Che clima si respira? Eh, ehm, qui siamo tutti uniti perché insomma, se poi non ci si è uniti non si vincono le partite. Ci deve essere sempre un feeling tra tutti noi, una catena che ci unisce e che ci porta alla vittoria o anche a una sconfitta però a testa alta. Bravo, una sconfitta a testa alta perché non si può sempre vincere, no? Sì, sì. A al di là di tutto c'è una frase no? che dice: Lo sport nello sport è l'importante è partecipare. Voi rebissi, è vero che siete terzi, ma voi la mettete in pratica questa cosa quando si perde è più dolore che altro? Eh, eh, cioè, è Bella difficile. Domanda. Eh, sì. Perché anche se perdiamo cerchiamo di dare il meglio all'allenamento e magari migliorare ciò che abbiamo peccato durante la partita. Bravo. Allora andiamo avanti. Tu eri il Cerite? No. no. Allora tu invece sei di Civite vecchia, Da quanti anni so che giochi? Sei anni. Sei anni. Allora quindi anche tu sei un veterano. Allora nel corso di questi sei anni invece di te che cosa devi dire che secondo te è migliorato proprio tanto in te stesso? Molto il fisico perché essendo eh, sia il mister che l'allenatore, cioè eh, quello, il trainer, ci cioè, ha molto fatti. Cioè, ha cambiati fisicamente. Sia per gli allenamenti che anche caratterialmente. Perché allenandosi ogni giorno alla fine provi molta. Mm, posso dire. Molta voglia cioè, di continuare a farlo, oltre a giocare ci vuole anche molta intelligenza e quindi molto carattere. Bravo, intelligenza e capitività, anche questa è un'altra novità. Finora abbiamo fatto tante puntate, pure Marco, questa è un'altra cosa che era che questi ragazzi ci stanno insegnando tanto, bravo, davvero, molta intelligenza. Bravo, avanti. Tu sei alto, bello della maestra. Allora, tu invece da quanti anni sono? 5 Senti, prima diceva il mister che andate anche bene a scuola. Come si fa a conciliare la scuola? con lo sport? Eh, nel, Nell'orario di tempo libero tra palestra, e, cioè tra allenamenti e scuola, eh, bisogna impegnarsi nello studio e, e i risultati poi si vedono. Ci riesci? Abbastanza. Senti, in generale i tuoi genitori, quando tu dici che devi venire ad allenarti, cosa ti dicono? Sono contenti o preferirebbero vederti studiare? Beh, un po' eh, la eh, a scuola è meglio, però... Anche lo sport è importante. Quando ne parli con i compagni invece di scuola di, di questo sport che non è frequentato proprio da tutti, quindi che ti dicono? Eh, è pericoloso, cioè, ti fai male, però non è vero, se più sei bravo e meno ti fai male. Bravo, più sei bravo e meno ti fai, e soprattutto più come ha detto Marcello, più sei preparato fisicamente e atleticamente meno vi fate male. Avanti allora, tu ti chiami? È una lì di Gennaro. E... Io scusa, non ho fatto dire i vostri nomi. Pierpaolo Canto, terza cena. Curta Senad, Gabriele Urbani, seconda linea. E neanche a te l'ho fatta dire. Quanto ah. spada. Valerio Nagleri, Oala. Siamo con il capitano, dici il nome? È un'ora di gennaio. E sai che ruolo? Mediano. Allora, adesso eh, invece da capitano che devi un po' gestire il tutto, com'è lavorare con questi compagni, coordinarli? Vabbè, inizio, inizio stagione è stato un po' difficile perché ci sono un po' di teste calde, quindi è stato un po'.. Mettere a posto tutti, però adesso va abbastanza bene. Insomma, ci conosciamo anche se sono da tanti anni che ci alleniamo insieme. Quindi, quando ormai sanno che hanno fatto una cosa sbagliata, c'è bisogno che vada subito a dirglielo. Allora già sanno l'errore che hanno fatto. Quindi, comunque, è una squadra che poi è malleabile dal punto di vista lavorativo. Poi fanno quello che è importante fare. Sì, sì. Allora, siete te? Allora, intanto il nome eh, Claudio Utizi, Secondo Centro. Allora, voi ormai siete diventati consapevoli della vostra forza, no? Però secondo te ancora che cosa c'è da cambiare? Allora, eh, da inizio anno sicuramente è migliorato dal punto di vista del gruppo che prima si giocava individualmente e adesso piano piano abbiamo cominciato a giocare di squadra. Ancora c'è da migliorare un po' la mentalità come del resto tutte le squadre, c'è da migliorare ancora la mentalità di cercare di andare più avanti del campionato regionale cercare di puntare a campionati più alti cercare di puntare a, mm, a vittorie più importanti a, soddisfa a soddisfazioni più grandi insomma quindi avere obiettivi più importanti bravo Isso, altra cosa importante andiamo avanti Roberto Oltiano, seconda linea allora a te invece chiedo una cosa di tutte le vittorie che avete fatto qual è quella che ti è rimasta più impressa? questa qui che abbiamo giocato domenica contro il Colleferro che abbiamo giocato in 14 e siamo sempre riusciti a vincere la partita anche giocando in 14, giusto? Quindi una grande soddisfazione. Invece la squadra che ti ha impressionato di più in questo campionato? Eh, Villa Panfini. Era... Erano i molti, erano anche forti, cioè avevano un buon allenamento fisico e anche di gioco. Villa Panfili che continua il derby anche con la prima squadra. Quindi, anche con voi chi ha vinto in quel caso? Loro? Sì, loro, ma abbiamo giocato sempre bene come una Si cioè, comunque soddisfatto, quindi a testa alta, Sì, sempre, bravo. Luca Romagnoli Pilone. Allora, Luca invece a te faccio lui la vittoria, a te la sconfitta che proprio ti è pesata più di tutti e che è rimasta qua. Indigeribile. Eh, la partita più brutta è stata contro Rieti, perché. Contro Rieti era una partita molto facile. Invece noi, visto che dicevamo sempre sono deboli, sono deboli con la mentalità siamo andati in basso e non abbiamo giocato come dovevamo giocare e non abbiamo messo la grinta, quindi ci hanno sopraffatto. Vedi mister, io tante volte quando sento parlare degli allenatori che dicono che eh, vincere è importante, io credo che invece a volte, ecco, hai sentito quello che ha detto lui? Secondo me, e quindi questo sarebbe importante per tutti quelli che ci seguono, che poi alla fine le cose che ti fanno più crescere sono le sofferenze nel mondo di, dal punto di vista della vita e per loro sono poi le sconfitte. Hai, hai fatto un'analisi perfetta contro la, sottovalutare gli avversari alla fine mi hanno battuto. Ci ha portato alla sconfitta. E quella è rimasta qui allora? Sì, molto. Però siete stati capaci a reagire la partita seguente? O il morale era talmente a terra che non siete poi riusciti a dare la sferzata vincente? No, la partita dopo è stata contro il rugby Roma, che quella ce la siamo giocata molto bene. Alla fine abbiamo fatto una bella vittoria. Bravo, avanti. Siamo all'ultimo, Giuseppe Peris, e estremo. Allora, tu invece raccontaci il momento che... Secondo, racconta, loro ci hanno detto c'è stato un momento in cui eravate un po', eh, avevate un po' caduti, qualcun altro ci ha detto che perché non eravate una squadra. Qual era il clima che si respirava e quello che vi ha detto il mister che ti ha colpito in quei giorni in cui non andava proprio tutto bene? Beh, in eh, eh, quei giorni comunque era quasi diventato uno stress arrivare al campo perché era quasi se i nostri compagni erano nemici però ci siamo ripresi abbastanza bene. È stata una frase del mister che ti ha colpito? <ride> Sinceramente no. <ride> però... Qual è stata allora la cosa che vi, ha, che vi ha dato lo sprone per andare avanti e cambiare proprio la pagina? Ci ha aiutato sia il mister che il nostro dirigente Marco e quindi soprattutto cioè, siamo riusciti a ritrovarci. Anzi, forse siamo ancora più uniti rispetto a prima. Allora, il tempo a nostra disposizione si è concluso. Io faccio i complimenti al mister, che lo strillo sempre, invece oggi non posso che fargli i complimenti. Complimenti a Marcello, grazie per essere stati con noi perché finalmente ti abbiamo conosciuto. A Enrico, che è l'amico ormai, Enrico è ormai della provincia. Marco, grazie ancora per tutta la tua disponibilità e anche perché ci ha insegnato il rugby anche a noi che vi seguiamo. E poi, ragazzi, fatevi un applauso generale perché. Che non solo siete campioni sul campo come testimonia la classifica, ma stasera possiamo attestare, io che vi ho intervistato e chi vi sta vedendo da casa, proprietà di linguaggio, serietà, educazione, belle facce pulite. Quindi complimenti perché credo che poi alla fine l'esempio più bello siate voi, la faccia pulita dello sport. Bravi ragazzi, complimenti e auguri. E allora da qui dal CRC è tutto, grazie ai mister, a tutta la eh, società del CRC, naturalmente un grazie a Patrona Stasi che non è qui ma che ci ha permesso e ci ha aperto le porte della, della società, a tutti voi che ci seguite, a tutti i ragazzi, ai loro genitori perché sicuramente nella vostra educazione, lo vogliamo dire, gran merito anche loro, anche perché non hanno scelto di mandarvi eh, a fare quello che gli sport che fanno tutti ma hanno continuato a seguirvi, quindi grazie a tutti e buon proseguimento di visione dei nostri Grazie i vostri programmi.